ben trovato. Una persona che vive nella comunità, in una comunità parrocchiale, che fa un cammino serio, ci ha mandato questa domanda: posso seguire Gesù anche se l'uomo vecchio in me non muore? E vorrei rispondere a questa domanda impegnativa attraverso il Vangelo di Matteo, al capitolo 13, quando Gesù racconta una parabola, quella in cui un uomo ha un campo e il suo nemico semina della zizzania e quindi si ritrova con la crescita, con il buon seme e la zizzania. Un servo li vuole tagliare tutto e invece il padrone lo blocca, dicendo che prima deve far crescere, poi taglieranno prima la zizzania, la butteranno al fuoco e poi il resto. Perché ho usato questo brano del Vangelo per spiegare questa cosa qua? Perché certe volte noi vorremmo fare come quel servo, tagliare radicalmente tutto. Invece, se guardiamo bene la nostra vita spirituale, non è così. Cioè, anche nella nostra vita spirituale forse vogliamo fare come quel servo e presentarci davanti a Dio pieno di santità, pieno di virtù, pieni di virtù. Ma il Vangelo ci fa capire qualcos'altro, che l'uomo vecchio spesso abita in noi, come la zizzania, che noi non siamo perfetti e che spesso, purtroppo, questo uomo vecchio non vuole morire, continua a abitare accanto a noi e facciamo l'esperienza di questo combattimento interiore. Facciamo l'esperienza del fatto che voglio fare il bene, ma sono spinto a fare il male. Allora, Dio in questo caso ci insegna a non essere precipitosi, che alla fine sì, dobbiamo convivere con questo uomo vecchio, lo dobbiamo far morire, ma che ci vuole anche tanta pazienza nel nostro cammino spirituale. E allora vi invito a questo, avere misericordia anche verso voi stessi, come il Signore ha misericordia verso di noi. E accettare che certe volte non sia facile, che ci sia sempre un combattimento. L'importante è combattere, l'importante è andare avanti, l'importante è continuare il cammino, anche se spesso lo facciamo accanto a questo uomo vecchio.